Seconda parte di Startup Voice, questa volta la voce è quella di Elsa, in rappresentanza di un'azienda che si trova sempre qui alle Village di Milano, ma che in realtà viene dalla Francia, da Parigi, e si chiama Les Grappes, che vuol dire letteralmente non le grappe, ma i grappoli, quindi restiamo sempre in tema alcolico, ma più sul vino. Ecco, buongiorno Elsa, piacere di averti con noi. Buongiorno, grazie per l'invito. La prima cosa, Elsa, ti chiederei se puoi raccontarci di Les Grappes, volevo dirlo con l'R più francese, però se lo puoi fare in meno di un minuto soltanto. Sì. Vediamo se ce la fai. Sì. Les Grappes è stata creata in 2014 con l'obiettivo di unire piccoli viticoltori di vino e con il consumatore. Quindi abbiamo creato una piattaforma tipo marketplace dove i viticoltori vendono direttamente il vino a privati e professionisti in Francia, ma anche all'estero. Il nostro obiettivo è veramente di facilitare l'acquisto da vino da viticoltori che fanno il loro vino con il loro cuore, i loro mani, che fanno tutto loro, e noi di aiutare sulla parte di distribuzione. Perfetto, quindi parliamo di distribuzione, nello specifico parliamo di distribuzione di produttori, vitivinicoli, di cantine della Francia che vendono ormai non più solo nel loro territorio con la vostra, diciamo, casa madre francese, ma vogliono vendere anche qua in Italia. Quindi volevo capire come mai un'azienda deve scegliere di rivolgersi a un marketplace, a una piattaforma come la vostra, quindi quali sono le difficoltà che incontra nella vendita e nella distribuzione normalmente quando lo fa in proprio un produttore di vini. Sì, il mercato del vino è un mercato complesso, un po' vecchio anche, dove ci sono tanti attori, tanti produttori, quindi è un po' difficile di trovare il suo posto in questo mercato. Le grandi cantine viticole hanno il potere di trovare il loro posto, ma per un piccolo viticoltore è un po' più difficile, quindi noi cerchiamo di aiutarli su questo problema e cerchiamo di trovare un posto, di aiutare sulla digitalizzazione, sì. Lo sbagliano anche gli italiani, per cui sei giustificatissima. Sì. Sì, su tutta la distribuzione a privati e professionisti, tipo i ristoranti, la grande distribuzione, le enoteche, eccetera. Tu da francese che sei venuta a vivere da qui da pochi mesi, mi dicevi dal periodo del lockdown, quali sono le difficoltà maggiori che ci sono, le differenze che hai riscontrato tra la Francia e l'Italia? Sul mercato del vino è un po' lo stesso, perché c'è una grande cultura del vino e ci sono tante persone che conoscono il vino, che lo amano, eccetera. Ma in Italia troviamo sempre vini francesi che sono vini cari, di grandi cantine, e non troviamo vino da piccoli viticoltori, perché ci sono tante, tante sfide per vendere il vino all'estero. Ci sono vincoli sulle dogane, sulla lingua, su tutte queste cose che impediscono i viticoltori a vendere all'estero e anche in Italia. Quindi diciamo ci sono delle difficoltà, perché giustamente ora che mi ci fai pensare, non ci avevo mai riflettuto, i vini francesi che troviamo in Italia sono lo champagne di un certo livello, altri vini comunque pregiati. Però esistono anche vini, diciamo, di medio costo, se vogliamo. Sì. Che sono ottimi, eccellenti anche in Francia, ed effettivamente qua in Italia si vedono poco. Quindi, se ho capito bene, un produttore di questo genere di vino può utilizzare la vostra piattaforma qua in Italia. Grazie mille Elsa, grazie mille alle grappe, grazie mille soprattutto a voi che ci seguite ogni puntata di Startup Voice. Restate collegati anche settimana prossima per un nuovo episodio dove sentiremo nuove voci di startupper, come De Long & Co che De Luan Serrepont. A bientôt, amici, e keep on rocking.